voto. Quello a dicembre, sì. Siccome il Natale, la neve, ogni dicembre, prima di Natale, se ne vuole salire sopra di lettera. Sembra una cosa giusta. E c'è la neve. Certo. Ma la neve è altissima. Altissima, certo. E io già, come unisci da casa, ce lo ricordiamo ai signori? Sì, ha avuto dei problemi con la macchina. Ho dei problemi, perché siccome io garage non ce l'ho. Sì. Io un garage non ce l'ho. Vabbè, allora. Perché io sono povero. Ma che vuol dire? Ma scusa, ma lei non si deve giustificare. Lei non si deve giustificare, la povertà lo diciamo sempre, non è vergogna, quindi lei non si deve giustificare. Non mi devo giustificare. Un garage l'avevo trovato io, volevano 100 euro al mese. Beh, non era tanto. Comodo, perché anche due macchine ci entravano. E allora? Niente, era un po' a 3 chilometri da casa. Scusi, il garage è comodo nella misura in cui si trova o sotto casa o al massimo dietro l'angolo, no? A 3 chilometri, scusi. Esatto. E difatti io non è che, mi scando dei 3 chilometri. No. Disse, ma mettiamo che c'è una serata di pioggia. Sì. Come ritira a casa? Vabbè, tutto bagnato. Ha ragione. E allora questa macchina io me la lascio davanti a casa mia. Ce l'ho siccome io abito in una strada di salita. Sì. Che se la guardi di sotto è di salita, se tu la guardi di sopra è decalata. No, una cosa dei pazzi. No, scusi. La scusi. Stessa strada. Scusi. Signor La Rosa, dopo questo. Non c'è bisogno, si levi la mano, però lei ha detto una grande verità che ci sconvolge, che ci lascia, come dire, in qualche modo basiti. Esatto. Noi siamo basiti. Ci siamo nati basiti, noi altri. Sì, va bene, in quel senso, sì. È tra 65, sì, lo so, più o meno. Un metro e basta. Ci siamo nati. Va bene, però voglio dire, io... Lei ci ha detto che questa strada... Ma è chiamata così. Se la guardiamo da sotto verso sopra è di salita. Lo dico ai ragazzi delle scuole che domani potranno parlarne con i professori. Se la guardiamo da sopra verso sotto è calata. È di calata. Quindi noi... rivoluzioniamo le regole della fisica. Ed è, ecco. Io questa macchina mia, quando la parcheggio la sera, la parcheggio sempre con la col davanti rivolto verso... Vabbè, col davanti. Verso della calata. Sì. Perché se abbiamo la batteria... Giusto. Io ci carro con un colpo di sicuro. Bravo. Lascio tutto così e mi fermo, no bar, d'ampaccio. Perfetto. Cioè, scusi, lei la fa partire a strappo, però la faccia partire prima di arrivare al bar. E sennò mi confondo. Poi entra e poi mi confondo. Lascia la frizione, un giofreno, ne sciate, c'è l'incrocio, tali a destra, e mi ritrovo sempre in do bar. Quindi quelli del bar saranno contenti. No, che do bar mi stia sempre a batteria come online. Perfetto. Sempre. Certo. Ma me l'ha cattato magari io certe volte, per evitare che... Perché quello... Pensa, dice, meglio che spendo un centinaio di euro per una batteria che non migliaia di euro per riparare i danni. Questo pensa lui. Lui pensa questo. Ho capito. Va bene. Certo, giustamente. E allora io questa macchina, io esco di mattina... mi piace perché lei ci pensa... Riflette su quello che io le dico e poi si fa convinto. Sì, che poi un barista, lei lo sa, qui è un doppio vino Badesicchi. No, ma che c'è? Scusi, chi è? Il barista do paese. O paese sono due bar. Vabbè. Uno prima di entrare al paese, uno nel centro da piazza. In piazza, sì. Che è il soprannome, non lo saccio di cognome. Perché l'ha chiamato sempre Don Pippino Badesicchi. Le posso chiedere perché? Le posso dire perché? Perché dopo 25 anni di matrimonio non avevo un figlio. Oh. Allora le lingue dicevano che era per colpa di Ido che chiamavano. Non è mai colpa di nessuno, non ne potevano avere. E allora? Ora ce l'ha. Ah, quindi meno male, alla fine è arrivato. Ora ce l'ha, siccome Ido ha un'età, è stanco, per mattinate, cose. Allora ha preso un bel aiutante. Al bar? Un garuso marocchino. Sì. Di queste extracomunali. Di extra? Extracomunali, queste che vengono ora che stanno arrivando. Che extracomunali? Extracomunitari, che stanno arrivando, devo dire, dal Nord Africa e dobbiamo accoglierli in qualche modo. Ha preso questo marocchino. E un signore, per la sua bontà, ci ha fatto il miracolo che subito sua moglie, manco passare una parentesi, stava unginda. Sì. E quasi in contemporanea con l'arrivo di questo ragazzo. Una paremisa. Tutto tempo che la buona azione arrivava. È arrivata la E nasce un bicerito, ma bello? Chi capiti? Bello. Rizzi. Sì, capelli ricci. E Niuri, no, Caruso. Niuri, capiti? Ah, i capelli neri, io un neurinciolo, magari. Ah, il ragazzo. Sì, ma io Don Pippino dice che sua moglie stava troppo al sole quando era incinta. Sì. Perché ci piaceva. Va bene, lasciamo stare. Vabbè. E allora...
Lei come la posteggia questa macchina? Io la posteggio, sì, la macchina di calata col freno a mano tarato, però la macchina è un poco vicchieretta, quando freno a mano tiene o non tiene. Ho capito. E allora io per evitare, oltre il freno a mano tarato, i ruota davanti i giro verso la banchina, in modo che se qualche carusazzo di notte, perché ci sono chi di canotte invece di dormire se ne vanno a burdellare a piedi. Purtroppo ci sono. Mi fanno scherzo che mi ammutto una macchina, scusa, e arrivando al bar, ma ci voglio essere io quando arrivando al bar. Almeno. No, che arriva la macchina deve essere colpevole delle sue azioni, altrimenti. E allora che cosa fa, scusi? Anche perché poi Don Pippino è molto generoso, è un cristiano del cuore. Quando io arrivo da Indonesia, che puto, scandaste, che ti pigli un cordiale, ti pigli un... E io mi piglio che cosa, poi mi mucco un arancino per riarmare un po'. Quindi no? Lei non solo fa un danno, diciamo così, pratico, tecnico e anche strutturale. No, c'ha la verandina. La verandina di legno. Gli rovina la verandina per giunta, poi ne approfitta perché consuma gratuitamente. Per riamenarmi, mi dà qualche cosa. Allora metto sta macchina col freno a mano tirato e le ruote girate verso il marciapiede e ci metto le pietre. Le pietre. Dove le mette le pietre? Davanti alle ruote davanti girate e davanti alle ruote ci metto le pietre di dietro. Dove? Davanti. A che cosa? Le ruote davanti. Dove sono? Allora, a mia macchina c'avevo quattro ruote. Questo è chiaro. Due davanti e due di dietro. Due davanti e due di dietro. Le due davanti dove le gira? Le due davanti le giro verso la banchina. Perfetto, e qui ci siamo. Davanti. A che cosa? Davanti le ruote. Sì. Rispetto a cosa? Rispetto a banchina. Ci metto le ruote, girate quelle davanti a banchina. Perfetto. Davanti la banchina. Sì. Mentre di dietro? Di dietro ci metto le pietre davanti. A che cosa? A di dietro le ruote di dietro. Che sono invece? Le ruote di dietro. Che sta facendo? Sto bene sconcertato. Ho capito. Ma è lei... Scusi, è lei stesso, non me ne voglia il pubblico, tanto è d'accordo con me, è lei stesso che si infila in un cul-de-sac e quindi non ne esce fuori. Lei si infila in un cul-de-sac... A lei Guccio disse che... Glielo dico io, perché lei palesemente, davanti a tutti, si è infilato, senza volerlo probabilmente, in un cul-de-sac. Io non mai muovuto di qua e sono contento che ci sono gli spettatori a casa e gli spettatori presenti che possono testimoniare. Però gli spettatori presenti hanno capito che dirle lei si infila in un cul-de-sac è assolutamente metafora. Capì che ci vuole, che siamo a metafora. Già, visto che adesso ho scalone bagnato. Non lo dica, non lo dica pubblicamente. Comunque, lei si è infilato in un cul-de-sac, in un vicolo cieco, cioè, si è andato come a incartarsi. Allora, le ruote davanti sono girate verso la banchina, punto. Punto. Andiamo dall'altra parte. Poi ci sono le ruote di dietro. Come sono messe le ruote di dietro? Di dietro. E quindi? E quindi io ci metto i pietre. Dove? Davanti. A che cosa? Di dietro alle ruote. Davanti alle ruote di dietro. Davanti alle... Cioè, voi l'avete capito? Allora, furtemandini, andiamo avanti. L'avete capito? Oh. Andiamo avanti, no, restiamo qua. Tony, è uno stress. Tony, tu, vedi Tony mio, tu vieni insieme una, due volte l'anno e quindi praticamente sei tranquillo. Io lo vedo tutte le settimane, giriamo per la Sicilia, viene qui a trovarci, è così. È un incubo. È un incubo. Un incubo, non lo so, però... No, dai. Allora, chiudiamo questa prima parte. Ma se dici incubo o incubo? Perché io faccio magari che si dice incubo. Però siccome ne capivo buona sta parola, poi mi spiegavo plus, mi diceva incubo. Ma come si dice? Incubo. Incubo. Specificato però... Di che cosa? Parola per parola. Incubo. Lo spelling, quello è inglese. Incubo. Quindi quando si specifica si dice incubo. Vabbè. Quando si dice tutto una volta, vabbè, incubo. Vabbè. Il professore chi è? Un professore mio, professore Coppino. Professore Coppino. Vabbè. Professore Marco Coppino. Va bene. Grande uomo. Allora, che è successo al mattino? Al mattino io scendo, perché avevo appuntamento con mio cugino Alfio alle 4 del mattino, perché la macchina di tutta la mia famiglia ce l'ho solo io. Alfio c'aveva l'APA, ci poteva chiamare a montagna anche l'APA. No, non è carino, non è elegante. Che ci sono i turisti,
Certo, fate brutta figura. Facciamo faccia una cascanderra. Giusto. Allora io aspetto mio cugino Alfio, alle 4 meno 10 arriva mio cugino Alfio, cala, io devo la siringa a spillo, parcheggiavo, tra un freno a mano, scendevo, non l'avevo manco riconosciuto. Perché?